In Raffaello il principe delle arti in 3D, i creatori di Musei Vaticani 3D, Firenze e gli Uffizi 3D e San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D portano per la prima volta sul grande schermo la storia di Raffaello Sanzio. Il film ci condurrà nella vita del grande artista urbinate attraverso una narrazione che alterna un'appassionata digressione artistica, immagini emozionanti dei luoghi e delle opere dell'artista con raffinate scene di ricostruzione storica. 9 momenti ispirati a dipinti dell'Ottocento che testimoniano alcuni frammenti della vita di Raffaello. Tutti gli elementi inseriti in queste scene, gli ambienti, i costumi, gli oggetti, fino ai più piccoli dettagli, sono stati scelti con scrupolo non solo per rievocare l'atmosfera dell'Italia cinquecentesca, ma per creare un vero e proprio documento di valore storico-scientifico. Per questo motivo, la realizzazione delle copie identiche alle originali di 4 opere necessarie in scena è stata affidata ad un laboratorio artigianale che opera a stretto contatto con i più importanti musei del mondo, la Bottega Tifernate. È proprio una bottega, l'abbiamo chiamata così perché il nostro intento era quello di creare un gruppo di persone che insieme potessero ricostruire il lavoro di 500 anni fa. Siamo in Italia, siamo a Città di Castello, è una città profondamente intrisa nell'arte rinascimentale che ci ha insegnato tanto e abbiamo voluto riprendere la storia, le peculiarità artistiche della nostra zona per creare qualcosa di nuovo. In questa maniera abbiamo creato la pittografia, una tecnica di riproduzione che nasce nel 91 come studio, nel 2000 è stata insignita di brevetto. Questo sta a significare che è qualcosa di nuovo, di tecnologico, ma che abbina alla tecnologia un forte recupero delle tecniche del passato. Una storia di ricerca e di talento, quella della Bottega Tifernate, che nasce quasi per caso da una forte determinazione e dalla passione per l'arte. Nasce tutto nel 1990. Mio figlio torna da militare e ha incominciato a stampare delle Madonne su tavola. La sera le faceva, la mattina dopo le buttava perché erano tutte scarte, non veniva tutta via, si spellava, eccetera, eccetera. Però finalmente un giorno siamo riusciti assieme a fare un'immagine, una bella Madonna. Da quello lì siamo partiti con la tela, poi siamo partiti con l'affresco. L'affresco però lo facevamo tutti a mano, con le colate a mano. Allora abbiamo studiato una macchina, l'abbiamo fatta riprodurre da un bravo meccanico che ha disegnato e tutto, e abbiamo fatto questa macchina qui dietro. Nella casa natale di Raffaello si trova la Madonna con Bambino, un affresco la cui attribuzione è incerta. Secondo alcuni studiosi fu opera del padre, Giovanni Santi, anche lui pittore e a capo di un'importante bottega d'arte. Secondo altri, come il celebre Roberto Longhi, fu lo stesso Raffaello a realizzare l'opera, dandoci prova della sua precocissima genialità. L'affresco sarà inserito in una nicchia, verrà ricostruita in una nicchia come si vede oggi nella casa. Il film ritrae il giovane Raffaello nella casa che lo ha visto nascere, tra i colori della bottega paterna, fra le braccia della madre e mentre contempla l'opera che, meglio di ogni altra, può rappresentare la genesi del suo genio artistico. Per arrivare a questo risultato partiamo da una ripresa fotografica ad altissima definizione e poi facciamo il trasferimento del colore. E infine la pittura con le nostre artiste. Nei primi anni del 1500, Raffaello, all'epoca ventenne, si trasferì a Firenze. Il film ci porta all'interno dello studio di Leonardo da Vinci, nel momento in cui il grande genio del Rinascimento mostra a Raffaello l'opera che sarà destinata ad incantare il mondo intero, la Gioconda, oggi conservata al Museo del Louvre di Parigi. In particolare per la Gioconda il nostro lavoro è tutto concentrato negli occhi e nelle sfumature, perché Leonardo riusciva a conferire appunto allo sguardo dei suoi ritratti questo fatto che lo sguardo ti segue in ogni punto in cui tu vai a guardare il dipinto. Abbiamo cercato di studiare, di capire come lui facesse, e c'è uno studio molto interessante che dice che lui per fare le sfumature degli occhi
dava una vernice protettiva al quadro e poi andava con le dita a dare le sfumature appunto attorno agli occhi. Facendo in questa maniera siamo riusciti ad avere lo stesso effetto. La terza opera ricostruita per il film la ritroviamo a Roma nello studio di un Raffaello ormai trentenne. Il grande artista sta concludendo il ritratto che renderà immortale il viso della donna che gli rapì il cuore. In particolare la velata non deve essere finita, dobbiamo dipingerla in maniera tale che sembri in lavorazione, perché nel momento in cui la scena in cui si vede questa opera deve dare l'idea che ancora non è finita. Dobbiamo comunque contestualizzarla, cioè darle proprio l'impressione di quello che si vede oggi. Nella velata, oggi conservata alla Galleria Palatina di Firenze, sembra che Raffaello ritrasse il vero volto della Fornarina, la donna del popolo di cui si innamorò follemente e che lo accompagnò fino alla sua morte. Abbiamo alle nostre spalle la Trasfigurazione ed è un'opera molto molto grande, parliamo di 4,10 m per 2,79 m. Raffaello lavorò al suo ultimo capolavoro per 4 anni, fino a quando fu colpito da febbri molto acute che posero fine alla sua giovane vita. Tra le opere ricostruite per il film, questa è stata la più impegnativa. Lo studio dei materiali, delle tecniche pittoriche e la realizzazione dell'opera hanno richiesto oltre 3 mesi di lavoro. Farla a mano libera sarebbe stata un'impresa titanica di tanti tanti anni di lavoro. Invece con l'intervento della nostra tecnica siamo riusciti in relativamente poco tempo a ricrearla e in questo momento stiamo lavorando con più maestranze nelle varie parti dell'opera per renderla uguale all'originale. Il dipinto, non concluso da Raffaello, oggi è conservato nella Pinacoteca Vaticana e rappresenta l'episodio evangelico in cui Gesù si mostra ai discepoli nello splendore della vita divina. La tavola è preparata con gesso di Bologna e colla di coniglio ed è un materiale che veniva utilizzato all'epoca di Raffaello e lo stesso. Quindi noi abbiamo la sicurezza che comunque nel tempo l'opera avrà un degrado pari all'opera originale. Entrando in bottega abbiamo scoperto un luogo che sembra emerso intatto dal passato, un ambiente dove alle nuove tecniche di produzione d'arte si unisce il valore autentico della formazione di nuovi talenti. I nostri artisti si sono formati tutti in bottega, fanno un percorso di formazione dove vanno anche a studiare nei musei le opere dei grandi artisti e a questo proposito abbiamo anche una scuola dove vengono ragazzi dall'Accademia e dall'Istituto d'Arte che imparano le tecniche base sull'affresco, sulla tela e sulla tavola. L'incontro con la bottega Tifernate ha rappresentato un aspetto fondamentale per garantire la massima veridicità storico-artistica delle ricostruzioni storiche che hanno arricchito la realizzazione di Raffaello, il principe delle arti in 3D, il quarto film d'arte cinematografico che Sky, in collaborazione con i Musei Vaticani, Magnitudo Film e Nexo Digital, ha prodotto per portare nei cinema di tutto il mondo un altro grande capitolo della nostra storia e della nostra cultura.